nuova avventura dell'Itfiba. Che si dice di questa nuova avventura dell'Itfiba? Questa avventura dell'Itfiba parte da dei pensieri molto sommersi dentro di noi che finalmente sono venuti a galla, ecco, da qui il titolo Mondi Sommersi. Poi in realtà è anche un verso di una canzone di Goccia che si chiama Goccia a Goccia. Mondi Sommersi, perché questo titolo? Beh, bisogna dire che Mondi Sommersi è stato uno dei titoli più ponderati della nostra carriera. Il titolo mi piace moltissimo, anche perché rispecchia un po' quello che è l'album. Penso che quest'album che abbiamo fatto è un album che ha bisogno di qualche ascolto per essere capito interamente. E Mondi Sommersi rende molto quest'idea. Abbiamo voluto fare un disco che fosse diverso dai precedenti, forse ci siamo riusciti. Vuoi perché appunto doveva essere il disco dell'acqua, è l'ultimo di questa tetralogia degli elementi, visto che il diavolo era il fuoco, terremoto la terra e spirito l'aria. Quindi Mondi Sommersi poteva essere una giusta metafora per rappresentare lo spirito di questo disco. Fondamentale credo sia stata in questo caso la scelta di volerselo produrre io e Ghigo, dopo tutti questi anni che abbiamo sempre lavorato prima con Alberto, poi con Rick. La band è un po' cambiata, siamo in sei, abbiamo recuperato Candelo dai tempi del Diablo. Robby è passato a suonare tastiere e campionamenti e quindi abbiamo introdotto suoni nuovi dentro. Col mitico Don Ajazzi abbiamo avuto una collaborazione per quello che riguarda la coda di un pezzo che si chiama Dottor Morte, durante la quale abbiamo collaborato appunto con Antonio e con Tempo Reale, che è un'associazione a delinquere del suono qua di Firenze, che lavora anche con Luciano Berio. Abbiamo sperimentato quindi tutta una serie di cose a partire appunto dai suoni. Abbiamo usato nuovi strumenti, abbiamo usato nuove macchine e abbiamo anche lavorato con un nuovo tecnico del suono che è Richard Guy, altrimenti detto amichevolmente Bastardo, e col quale abbiamo avuto una collaborazione veramente ottima e molto, molto creativa anche. Sei su tazzo di gioia.